noi riconosciamo che Gesù è in mezzo a noi e siamo venuti alla sua presenza, dobbiamo chiedere il perdono dei peccati, perché senza questo noi non ci possiamo avvicinare a Dio. Noi ci possiamo avvicinare a Lui se Egli ha perdonato i nostri peccati. Disse Gesù in quella sera, dove si manifestò poi l'empio, traditore, dice: egli si mise con una tovaglia dell'acqua e iniziò a lavare i piedi ai discepoli. Lode Gesù Cristo. E Pietro disse: Signore, no. Voleva fermare il Signore. Lode Gesù Cristo. E Gesù disse: Pietro, se io non ti lavo i piedi, non puoi avere parte con me. Capite? Lode Gesù Cristo. E qua si apre una riflessione grande sulla nostra vita, sulla condotta della nostra vita. Che significa questo? Vede l'importanza di riconoscerlo per avere parte con lui, perché noi siamo il suo popolo, i suoi figli. A noi non serve avere un rapporto di facciata. Per noi non è un rito religioso venire al culto la domenica o il martedì o il giovedì. Non è un rito. Non è tradizione. Ecco. Noi ci incontriamo, è un incontro con Dio questo. Questo è un incontro con Dio. E il Signore, quando si manifesta, dice: fermati, fermati, togli di calzare, perché questo è un luogo santo. Togli ciò che è in contatto con il mondo. Purifichiamo il nostro cuore prima di entrare alla sua presenza. Purifichiamo Lode Gesù Cristo. Noi abbiamo bisogno, è un bisogno, quello di avere un contatto con Dio, un rapporto con Dio. Ecco perché noi abbiamo bisogno di andare alla sua presenza. Il momento del culto è un momento di un rapporto, di un contatto con lui, fisico. Spirituale, ma anche fisico. Dice: questo è il vostro culto spirituale, dare i vostri corpi in sacrificio vivente. Dice: tu vuoi un rapporto con me? Devi sacrificare. Il mio corpo ama la sauna, ama la doccia scozzese, ama il divano, ama vivere in pantofole. Mi accendo il computer,
su un 65 pollici, pastore, ma io ti vedo più bello là che qua. Oggi la tecnologia ci permette di vivere il virtuale in maniera che sembra reale. Ma allora il Signore, lo Spirito Santo, a che serve? E perché Gesù, che è Dio, non poteva mandare il suo ologramma, il suo avatar? Cioè, se noi dovremmo seguire la mente dell'uomo, della natura umana, e non della mente di Dio, il Signore, ma avresti mandato il tuo avatar, il tuo ologramma sulla terra, giusto? No, io sono entrato in un ragionamento naturale, no? Quando la natura umana prende il sopravvento e cerca di gestire il rapporto con Dio. Non si può gestire. Il rapporto con Dio si accetta e si ubbidisce. Se vuoi un rapporto con Dio, poi se non ti interessa, se quello che tu hai è già sufficiente per te, per la tua famiglia, per tutta... Io dico che quello che ho non è sufficiente. Io ho bisogno di Gesù Cristo. Continuamente. Tutti i giorni, ora. Ho bisogno di un rapporto con Lui che mi vivifica, che mi purifica e purifica il mio cuore, la mia mente. Ma io devo fare qualcosa. Noi dobbiamo fare qualcosa. È quello di farci lavare i piedi. È quello di confessare i nostri peccati. Quello di riconoscere la sua presenza. Io non è che mi vesto per rito così, perché noi seguiamo un rituale, una tradizione. Io mi vesto così se vado in una grande cerimonia. È anche un segno, questo, dell'onore che do al Signore. Potevo venire in jeans e una maglietta, ma ritengo che il Signore va onorato più di ogni altra cosa. Questo è un mio pensiero. È un pensiero che mi è stato trasmesso, perché io questa fede magari non ce l'avevo, ma mi è stata trasmessa questa fede di onorare il Signore con tutti i miei beni, con tutto quello che ho, e dare il meglio di me stesso. Questa sera tu sei venuto per dare il meglio. E allora, secondo la fede, noi riceveremo, ognuno di noi secondo la propria fede. E anche le azioni vengono misurate. Se diamo da bere, dice, a un piccolo fanciullo, ti sarà ricordato per quello che tu hai fatto, e se tu l'avrai fatta a un profeta, riceverai premio di profeta, dice. Un premio diverso. Quindi non è vero che è tutto appiattito, non è vero che noi riceviamo
in maniera tutta uguale. Anche questa sera noi riceveremo secondo la fede, secondo il timore che tu hai, secondo la riverenza, secondo l'onore che tu hai del Signore. C'hai timore? Non c'è? Qualcuno è venuto per cancellare? Confessi i tuoi peccati, no? Sono i peccati che ti rendono senza timore, ti rendono senza rispetto. Sono i peccati che regnano nella vita, che ci rendono persone che non danno onore. È il peccato che è dentro di noi che ci rende infedeli, traditori. È il peccato. Lode Gesù Cristo. E ciò che regna e che distrugge, che ci rende simile a quello, allo spirito del presente secolo. Alleluia. Ma vogliamo questa sera riconoscere la sua presenza in mezzo a noi? Ci vogliamo alzare in piedi? Vogliamo pregare il Signore? Vogliamo confessare i nostri peccati? Vogliamo riconoscere tutte le nostre debolezze? Vogliamo dire al Signore e confessare al Signore? Che noi abbiamo bisogno di Lui. Lode Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. O re che ne ho saratanakai. Iere wanai che ne ho. Alleluia, Padre. Alleluia. Ognuno lo faccia per sé. Ognuno parli col Signore, ognuno secondo quello che io ho detto comunichi col Signore, per una purificazione, per un timore, per avere reverenza. Lode Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Parla col Signore, parla col Signore, parla col Signore. Questa sera Gesù è in mezzo a noi. Digli, confessa le tue debolezze. Digli che hai bisogno di Lui. Digli che hai bisogno il suo perdono. Digli che hai bisogno il suo intervento. Confessa che hai bisogno della sua natura divina. Confessalo. Confessa che la natura umana è una natura di peccato. Diglielo. Confessa che non sei perfetto. Che non sei perfetto. Hirratawa che ne ho. Confessalo. 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 Alleluia. E Dio è venuto per farci partecipe con la sua natura. Con la sua natura. E la sua natura può regnare, può stare dove la natura umana viene abbassata, viene spogliata. Alleluia. Spirito Santo. Spirito Santo, Signore, perdona. Perdona ogni peccato. Perdona, Padre. Confessagli. Caccia ogni radice amara. Via i rancori. Via i rancori. Via le maldicenze, via. Via le gelosie. Le ire. Le invidie, via.
Diglielo, via, via. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Santo, santo. Gloria a Gesù Cristo. Chi di voi ha bisogno di sedersi, si siede del coro, eh? Andate al posto, chi si stanca. Alleluia, accomodate. Ora, fra quelli che salivano alla festa per adorare, c'erano certi greci. Questi dunque, accostatosi a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, gli fecero questa richiesta. Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo lo venne a dire ad Andrea. Andrea e Filippo lo vennero a dirlo a Gesù. E Gesù rispose loro, dicendo, l'ora è venuta, che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità, io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita, la perde. Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, qui sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora è turbata l'anima mia, e che dirò, Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo e l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. E tutta la moltitudine che era qui presente aveva udito, diceva che era stato un tuono, altri dicevano un angelo gli ha parlato. Ed egli disse, Gesù disse, questa voce non si è fatta per me, ma per voi. E ciò avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Accomodate. Noi, la natura umana si comporta in maniera diversa dalla natura di Dio. E vedi come queste parole che dette da Gesù, che fanno parte della natura divina, e il quale egli è venuto per fare partecipe ognuno di noi della sua natura divina. Dice questo, parla e ragiona in maniera diversa, non parla come parlano gli uomini, Gesù. Cristo non ragiona come ragionano gli uomini. La natura di Dio cammina secondo il proponimento di Dio. E che si scontra con la natura umana
che cerca sempre di gestire, di governare le cose, no? E io stiamo predicando su questo da un po' di tempo, perché lo Spirito Santo vuole fare un'opera grande attraverso di noi, però se non è Lui a regnare su di noi non la può fare, cioè attraverso, lo può fare solo attraverso quelli che sono arresi a Cristo, quelli che sono governati da Gesù. Una cosa è credere, la salvezza eterna, una cosa è essere governati. Molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Stiamo parlando di coloro che sono governati, cioè dove il Signore è Gesù Cristo. Perché dove è l'uomo che vuole regnare, ci sarà una mancanza di comunicazione. Scarsa comunicazione, scarsa comunione. Lode Gesù Cristo. Gesù è venuto per governare. Ricordate? Dice: io sono re. Hai detto bene, sono venuto per essere re. Egli è venuto per governare. E il suo governo, il suo regno dentro di noi, cosa fa? Ci trasforma. Ci trasforma, fratelli. Ci rende simile a Lui. Quando Gesù si è manifestato sulla terra, è venuto in un corpo umano. Sì o no? È venuto in un corpo umano, ma quel corpo, dice in Filippesi, che era sotto forma di Dio, con un corpo umano sotto forma di Dio. È Dio che si manifesta in un corpo umano. Ed Egli ci ha mostrato quella via dove anche noi possiamo ripercorrere la stessa via. Dice un passo della scrittura: ma voi, non dice che voi siete dei, cioè lo Spirito di Dio, il governo di Dio che ci trasforma. Ma vogliamo, è un cibo questo che magari è troppo solido. Vogliamo partire dal principio. Dice: chi ama la sua vita la perde. La perde. Un'altra traduzione dice: chi ama la propria vita la perderà. Cioè, se tu ami il Signore veramente, tu perderai la tua vita. Questa traduzione invece ci fa capire che se tu ami quella precedente, tu la perderai. Se tu ami il Signore, perderai la tua vita. Lode Gesù Cristo. Chi è pronto a perdere la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna.
Cioè, chi è pronto a sacrificare la sua propria vita su questa terra, la conserverà per la vita eterna. Bene, grazie Gesù. Non dice che devono morire le tue membra dentro di te. Sta parlando di una morte spirituale, di una crocifissione spirituale. Io mi ritrovo da pastore a parlare con tante anime, ho a che fare con tutta la Chiesa, ho a che fare con altre persone, ma anche in seno alla Chiesa questo concetto di perdere la propria vita è difficile. Lode Gesù Cristo. Chi è pronto a rinunziare alla propria vita? No, non fate, siate veri. Io, chiudete i vostri occhi. Io vi conosco, ecco perché. Perché quando noi vogliamo, ci teniamo alla nostra vita più di ogni altra cosa. Quando ci teniamo, si vede. Però qua il Signore ci dice, io volevo lanciare solo uno stimolo per fare capire che significa perdere la propria vita. Significa non governare, ma fare governare il Signore. Fare scegliere il Signore per te, non governare. Chi ama la propria vita la perderà. Qua lo dice in maniera, dice guarda, se tu ami la vita la perderai su questa terra. Cioè se tu ami la vita eterna, se noi non vogliamo il meglio per i nostri figli, per noi stessi. Ecco, io voglio porre questa questione su un altro punto di vista. Io credo che nessuno vuole morire, giusto? Tutti vogliono vivere per l'eternità, giusto? Tu vuoi vivere per l'eternità, cioè, perché se tu ci tieni a questa vita, rischi di non avere la vita, di non vivere all'eternità. E lo dice qua, in questo passo. Qua ci fa capire che se facciamo regnare, se non regna Gesù Cristo nella nostra vita, l'eternità non è perché ci siamo battezzati, è fatta e su questa terra faccio quello che voglio, come quel comico, no? Diceva faccio quello che voglio. Qua dice un'altra cosa, chi ama la sua vita la perda. Di quale tempo sta parlando? Di ora. Dice noi dobbiamo essere pronti a perdere la nostra vita, non a morire, a fare morire la natura umana. Sta parlando di quella natura che vuole governare e che vuole scegliere e ha, come dire, vuole vivere a tutti i costi. E quella natura che quello mi piace, quello lo vuole fare, la vuole andare, questo mi piace, quello lo desidera. Sta parlando di questo. Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Questa è un'indicazione di un vivere cristiano, fare regnare Gesù Cristo. E non è difficile, sembra, posta così sembra molto difficile. Io ho conosciuto persone che sono morte
alla vita dove Cristo regna. E vivono una vita meravigliosa. Ce ne sono alcuni in mezzo a noi pure. Ecco, lo so, è un messaggio forte questo, è un messaggio un po' duro per la carne, però noi dobbiamo essere pronti, come Gesù, a dare tutto quello che noi abbiamo al Signore, a dare la nostra vita al Signore, perché Egli ce la vuole conservare questa vita. Vedi, quando noi diamo la nostra vita al Signore, non significa noi moriamo al presente spirito malvagio di questo secolo, ma stiamo conservando la nostra vita per l'eternità. Non stiamo facendo, non stiamo rinunciando, stiamo rinunziando a ciò che è lo spirito di questo mondo, alle passioni ingannatrici che sono, dice, nella nostra carne, escono fuori dalla nostra carne. Lode Gesù Cristo. Ma Dio ci vuole dare la vita eterna, ci vuole conservare per l'eternità. Io voglio leggere in Filippesi capitolo 2 che dice che quel sentimento che era in Cristo deve essere anche in noi. Versetto 1, capitolo 2 di Filippesi. Se è vero che Cristo vi chiama ad agire, se l'amore vi dà qualche conforto, se lo Spirito vi unisce, se è vero che tra voi c'è affetto e comprensione, rendete completa la mia gioia. Abbiate gli stessi sentimenti e un medesimo amore. Questa sembra la risposta a chi parla sempre di amore, a chi parla che è già, che vive una condizione spirituale. Dice, se siete arrivati a questo, siate concordi e unanimi, non fate nulla per invidia, per vanto, anzi con grande umiltà stimate gli altri migliori di voi. E qua è l'essenza del cristianesimo. Badate agli interessi degli altri e non soltanto ai vostri. I vostri rapporti reciproci siano fondati sul fatto che siete uniti a Cristo Gesù. Egli era come Dio, ma non conservò gelosamente il suo essere uguale a Dio. Ecco, qua poi in questi passi noi troviamo dove, quando qualcuno vuole mettere in dubbio la natura di Dio, la natura di Gesù, se è Dio o no, qua lo spiega l'Apostolo Paolo per lo Spirito Santo, ci spiega che Gesù è Dio, che il Signore Gesù Cristo è Dio. Dice, non conservò gelosamente il suo essere uguale a Dio, rinunziò a tutto, diventò come un servo, fu uomo tra gli uomini e fu considerato come uno di loro, abbassò se stesso, fu obbediente fino alla morte di croce. Ho ripreso questi passi per dire cosa ha fatto Gesù venendo in un corpo umano per poter regnare sulla natura umana. Gesù Cristo si è incarnato,
E c'erano le due nature, giusto? La natura dell'uomo e la natura di Dio. C'era la natura umana pure. Lode Gesù Cristo. Però dice la scrittura che non ha mai sbagliato, non ha mai peccato. Lui è Dio. Ed ha avuto il totale controllo di questa natura. Cioè la natura umana, la natura di Gesù non si manifestò mai. Mai. E in questi passi noi vediamo come ha potuto vincere questa natura umana. Quindi la natura umana si può vincere, fratelli, si può vincere. Cioè cosa ci ha mostrato Gesù venendo sulla terra? Che ciò che è umano si può vincere. Amen. E l'ha vinto Lui. Ed Egli ci rende partecipe oggi del Suo Spirito. E che quando noi non siamo sottomessi a Lui, la natura umana vince. Nelle aree dove non c'è la sottomissione a Dio, nelle aree della nostra vita dove non c'è la sottomissione a Dio, là ci sono le contese, là ci sono i problemi, là ci sono le rivalse, là ci sono le guerre. Perché non c'è la sottomissione a Dio. Dice che Egli abbassò se stesso, fu obbediente fino alla morte. Lode Gesù Cristo. Lo so, è una parola dura. L'obbedienza. L'obbedienza. Qua dice l'obbedienza. Sembra una parola politica, non è politica, è una parola se applicata nella nostra vita, nel rapporto con Dio, ci trasforma totalmente, fratelli. E noi possiamo vivere il soprannaturale di Dio. A noi cosa interessa? La Chiesa deve vivere questo rapporto. Cioè noi dobbiamo capire come vivere questo rapporto, giusto? A che serve? Noi dobbiamo vivere il rapporto con Dio affinché nella nostra vita ci sia la manifestazione soprannaturale. Lode Gesù Cristo. E Gesù ce lo ha mostrato venendo su questa terra, ci ha dato l'esempio. Certo che è difficile per noi, certo che è difficile per noi, per la nostra natura non accetta, non si piega, la nostra natura non si piega al volere di Dio. Il vecchio patto ci mostra questo, che la natura umana non ce la fa. Ma se nel nostro cuore vive lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù Cristo, tu puoi vincere. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Questo è il dono più grande, fratelli. Ecco che ha vinto la natura umana. Certo che c'erano le due nature nel corpo di Gesù. Gesù Cristo sulla terra era uomo, era Dio. Uomo, natura dell'uomo, natura di Dio. Oggi come siamo noi su questa terra? Siamo uomini ed Egli ci rende partecipi della sua natura, della natura di Dio, sì o no? Per alcune aree della nostra vita dove noi riteniamo che Lui possa regnare, lì alcuni di noi, in mezzo a noi, vivono e si manifesta Cristo.
Lode Gesù Cristo. In alcune aree. E questo è l'indirizzo. Vedi qual è l'indirizzo? Abbassò se stesso. Alleluia. Riconoscendo il regno del Padre. Cosa dovremmo fare noi? Siamo più di Gesù? L'ha fatto Lui, abbassò se stesso. Guarda che indicazione. Abbassare noi stessi. Già qualcuno inizia a non capire. Dice, la storia ancora finisce. Abbassa te stesso. Amen. Significa la tua natura. La natura umana. Abbassa. Non regnare, non desiderare la tua vita, non vivere per la tua vita. Cioè, qua in Giovanni capitolo 12 parla che chi vuole la sua vita la deve perdere. Qua il Signore, per fare regnare il potere di Dio sovrannaturale nella sua vita, e attraverso di lui c'erano segni miracolosi, guarigione, liberazione, abbassò se stesso. Amen. Fu ubbidiente fino alla morte. Lode Gesù Cristo. Amen. Vogliamo abbassare noi stessi? Vogliamo prendere questa indicazione? Questa, dico, io dico la... è un'indicazione di massima, ma è un'indicazione importante per la nostra vita. Significa togliere ogni orgoglio, l'orgoglio della vita, abbassare l'orgoglio della vita. Lode Gesù Cristo. Cioè fare regnare Gesù Cristo. Abbassò se stesso, vedi? Che è la premessa per ubbidire. La premessa all'ubbidienza è abbassarsi. Io prego, pastore, io prego sempre. Solitamente no. Io faccio questo, io faccio quello, ho fatto questo. Io. Ho comunione, prego sempre. Io. Inizia ad abbassare. Lode Gesù Cristo. Abbassa te stesso e innalza Gesù Cristo nella tua vita. Fai vivere Cristo attraverso di te. E tu vedrai che perderai la tua vita su questa terra. Io inizio. Pastore, non ho visto, no, perché io ci tengo, io devo andare in America, devo andare in Francia, non lo so, devo diventare il ministro, no, ci tengo, pastore. Ma il Signore non ti può fare grande, più grande di Salomone? Dice che Salomone, solo perché il elevò una preghiera che piacque a Dio, cioè elevò una preghiera, dice: guarda, la tua preghiera mi è piaciuta, è piaciuta. Cioè dico: Signore, io voglio fare preghiere che tu mi fai, tipo una chiamata e mi dice: guarda Tony, mi sei piaciuto. Amen. Dico, quindi per fare questo devo, non devo manifestare la mia natura umana di orgoglio. Umana, la sua natura umana. Ma devo manifestare la natura di Cristo. Amen.
Sai qual è cosa è che salva gli altri? La natura di Dio attraverso di noi. Sai cosa edifica la Chiesa? Quello che viene manifestato attraverso di te, dalla natura di Dio. Perché la nostra natura divide, fratelli. Sai? La natura umana divide, spacca, separa, è settaria, ama questo, odia l'altro, ama quello e scarta quell'altro. È settaria. Lode Gesù Cristo. La natura di Dio ama. Ama il peccatore. Il più incallito dei peccatori lo ama, ma odia il peccato. Dio ama il peccatore, ma non il peccato. Lucifero fu cacciato via perché lui ormai la sua vita era impregnata, non c'era più il desiderio della salvezza, ma c'era solo il desiderio dell'orgoglio di regnare al posto di Dio. Questo è il peggiore dei peccati. E fu cacciato dal cielo, via. Con un terzo degli angeli, cacciato via. Lode Gesù Cristo. Vedi, il non separarsi dal peccato dentro, dall'iniquità, il non separarsi, tenersi tutto dentro, fratelli. Umanamente è una grande furbata. Sembra una grande intelligenza, ma è un comportamento, dice la scrittura nei proverbi, da stolto. Stolto. Ma tu conservi il male dentro. Come ti vede il Signore? Grande sapiente o grande stolto? Lode Gesù Cristo. Abbassa te stesso. Tua natura, abbassala. Abbassa. Inizia ad abbassare la tua natura. Tu vedrai che inizierai, se la tua natura si abbassa, si manifesterà la natura di Dio. Quella natura inizierà ad amare il prossimo, a perdonare, a sopportare, a scartare il peccato. Cioè, la natura di Dio non è che ama il peccatore, ma non il peccato. Lode Gesù Cristo. Dice, abbassò se stesso, fu obbediente fino alla morte di croce. Perciò Dio lo ha innalzato sopra tutte le cose e gli ha dato il nome più grande, Gesù Cristo. Perché in onore di Gesù, in cielo, in terra e sotto la terra, ogni ginocchio si piegherà. Lode Gesù Cristo. Chi è Dio? Gesù Cristo. Chi è il Signore? Gesù Cristo. Vedi, qua dice che è Gesù Cristo. E c'è il suo nome. Dice, ma tutti i nomi, tutti, chi lo chiama così, chi lo chiama, voi li chiamate. C'è un solo nome, dice. E tutte le ginocchia si piegheranno. In cielo, in terra, sotto la terra. Per la gloria di Dio Padre. E ogni lingua proclamerà che Gesù Cristo è il Signore. Cioè, alla fine, tutti confesseranno che Gesù Cristo è il Signore. Alla fine, lo faranno tutti. Io lo voglio fare già da ora. Io già da ora desidero e chiedo l'intervento di Dio. Alziamoci in piedi. Chiediamo l'intervento di Dio. Chiediamo il suo spirito, perché noi possiamo perdonare per il suo spirito, ma se non chiediamo il perdono dei peccati, se non confessi le tue iniquità, se non ti togli i calzari, come puoi andare alla sua presenza? Se non purifica la tua vita,
se non ti fai lavare da Gesù. Gesù disse a Pietro: Pietro, se io non ti lavo, non puoi prendere parte con me. E allora Pietro disse: lavami tutto. E Gesù gli rispose: alto Pietro, non esageriamo. Tu sei mondo a motivo della parola, ma ti devo lavare i piedi. Ti devo lavare da tutto ciò che viene in contatto con questo mondo. Lode Gesù Cristo. E il Signore disse a Pietro e ai discepoli: quando vi sarete convertiti, fatelo ai vostri fratelli. Fatelo ai vostri fratelli. Lavategli i piedi. Lavateli da ogni contaminazione spirituale. Ed io questa sera sto adempiendo a questo compito. Sto cercando di lavare i piedi di ognuno. Di lavare quella parte che è in contatto con il mondo e sporca la nostra vita e che la contamina. Lode Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo, Padre. Signore, grazie per la tua presenza, per il tuo spirito, grazie per la tua parola che ci edifica, ci lava, ci purifica. Signore, continua a guidarci in questa via, Padre. Rivelaci come noi possiamo vincere. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.